Buon pomeriggio, buona domenica, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana appena trascorsa. Cominciamo da lunedì 5 novembre, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ha proclamato lo stato di crisi a causa dei mancati pagamenti della Regione e degli enti locali. La buona notizia trapelata questa mattina nel corso dell'assemblea straordinaria dei costruttori edili è la formalizzazione dell'imminente arrivo da parte della dirigenza dell'assessorato alle infrastrutture di 26 milioni di euro, che potrebbero diventare più di 130 milioni entro fine anno. La cattiva è che i soldi non bastano comunque e i costruttori sono costretti a proclamare lo stato di crisi per allentare quella pressione che, secondo i vertici di ANCE, scomparirà definitivamente dopo un incontro con i nuovi vertici regionali. Non è un problema che tocca solo le imprese o gli operai delle imprese, ma è un problema che tocca la Sicilia, quindi con queste ritrovate, voglio dire, forze, nuove forze politiche, con tutta la politica di tutto l'arco costituzionale, noi vorremmo avviare un dialogo a che si possa trovare una soluzione, possibilmente coinvolgendo le banche, che si possa trovare una soluzione per la Sicilia. È meglio fare uno stop, fermarsi alcuni mesi per poi arrivare sani a gennaio o a febbraio, quando riprenderà magari a pagare la Regione, limitando i danni del patto di stabilità. I mancati pagamenti alle imprese edili non è un mancato pagamento ad un'impresa, un fattore produttivo tale quale, ma sicuramente significa mettere in discussione gli emolumenti dei propri dipendenti, dei propri collaboratori, mettere in discussione gli emolumenti dei collaboratori e dei dipendenti, dei fornitori delle imprese edili. Altro punto affrontato è il sicuro stop ai cantieri per almeno 3 mesi, visto però come una sorta di fermo biologico, per non soccombere insomma. Circa 500 dunque i cantieri che potrebbero chiudere per più di 43.000 disoccupati solo in Sicilia, un vero e proprio scempio sociale che, solo per fare un esempio, produrrà una disoccupazione paragonabile a 4 volte l'Ilva di Taranto. Matteo Renzi, candidato alle primarie del centro-sinistra per designare il candidato premier, è intervenuto a Palermo, dove ha concluso il suo viaggio in camper. 25 novembre non tocca più a noi, tocca ai cittadini decidere. È una grande opportunità democratica, spero che il 25 novembre siano in tanti ad andare a votare. Noi ci abbiamo messo la faccia, vedremo come andrà a finire. Chi vuole controllare i numeri e i dati di Firenze può farlo, perché abbiamo messo online, sulla rete che tanto Grillo ama, tutte le informazioni e le indicazioni su come sta il bilancio del Comune di Firenze e sugli interventi concreti fatti sulla spesa pubblica. Noi a Firenze abbiamo tagliato le auto blu, noi a Firenze abbiamo dimezzato il numero degli assessori, noi a Firenze abbiamo ridotto la spesa per il personale, ma anche ridotto la spesa per gli affitti passivi. Allora io su questi temi sono pronto a un confronto ovunque. Credo che ci sia il desiderio di una polemica politica nei miei confronti per la scelta di candidarmi alle primarie, però sono uno di quelli che non fa polemica e quindi che risponde punto punto sulle singole questioni. Il dato più significativo, accanto all'elezione del presidente Crocetta, a cui va il mio augurio di buon lavoro, è un'astensione che probabilmente ha superato anche le aspettative peggiori, 53%, però Beppe Grillo ha avuto un ottimo risultato, negarlo sarebbe clamoroso. Io penso che se vogliamo davvero ridurre l'impatto, il peso e la forza del Movimento 5 Stelle e se vogliamo recuperare un po' di astensionismo, la politica debba fare una cura dimagrante. Come lo abbiamo detto sul sito e nei nostri progetti, eliminare il finanziamento pubblico, perché a questo si era impegnato il gruppo dirigente dopo un referendum, dimezzare il numero dei parlamentari, consentire di superare il bicameralismo perfetto e poi andare alla BC, cioè che tu non puoi candidare, ma mi pare che su questo ci sia un passo in avanti anche in queste ore, coloro i quali hanno precedenti penali. Insomma, siamo al colmo che un bidello, per diventare bidello ha bisogno di avere la fedina penale pulita e un parlamentare può stare in Parlamento nonostante una condanna definitiva per corruzione. Martedì 6 novembre la Guardia di Finanza ha scoperto a Palermo un call center dove 20 giovani lavoravano totalmente in nero. Nell'ambito di mirati controlli in materia di normativa previdenziale e assistenziale, i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Palermo hanno individuato nel capoluogo siciliano un call center dove erano intenti a lavorare completamente in nero 20 giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni alla prima esperienza lavorativa.
Gli accertamenti hanno permesso di appurare che tutti i giovani, retribuiti con 250 euro mensili ciascuno, non avevano mai ricevuto una lettera di assunzione, né sottoscritto un regolare contratto di lavoro, ma si erano semplicemente limitati a firmare quietanze di pagamento nelle quali mensilmente era indicato l'importo netto del loro stipendio sulla base delle ore effettuate davanti a un computer con cuffie collegate ad una postazione telefonica. Per tre di loro l'effettivo lavoro subordinato era stato simulato come rapporto di collaborazione occasionale mediante l'accensione di una propria partita IVA e l'emissione di fatture riepilogative delle prestazioni di teleselling, avente ad oggetto la promozione di contratti di telefonia mobile e fissa, che in realtà camuffavano un'attività lavorativa in tutto e per tutto di natura dipendente. In questo modo l'azienda, grazie al risparmio di parecchie migliaia di euro sui contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, nonché sullo stipendio erogato ai giovani al di sotto dei contratti collettivi di settore, è riuscita ad ottenere importanti contratti con grandi aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni, ovviamente ignare delle condotte del call center. Formazione, la Corte dei Conti ha condannato l'ex assessore Centorrino per il finanziamento extra budget riconosciuto all'ANFE. La Corte dei Conti ha condannato l'ex assessore regionale alla formazione Mario Centorrino e il dirigente generale Gesualdo Campo per un danno erariale di 518.000 euro a testa. Chiamati a risarcire la Regione anche tre funzionari per 74.000 euro l'uno, Maria Verde, Marcello Maisano e Caterina Fiorino. Secondo i magistrati contabili, nel 2009 il finanziamento extra budget riconosciuto all'ANFE per tre corsi di formazione è stato illegittimo. L'ente, dopo aver ottenuto l'approvazione per una determinata cifra, ha avuto riconosciuto in fase di rendicontazione altri soldi. Dopo l'avvio dell'indagine da parte del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo su mandato della Procura della Corte dei Conti è arrivata la condanna. La Procura riteneva, si legge nella sentenza, che l'integrazione al finanziamento rappresentava una trasgressione dei canoni comportamentali, oltre che del buonsenso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche, sostenendo senza preventiva autorizzazione costi maggiori di quelli indicati nel budget approvato dall'amministrazione. E non è corretta la giustificazione dell'ANFE, che ha chiesto ulteriori somme per coprire le spese previdenziali di alcuni dipendenti, perché l'amministrazione non è gravata da obblighi assistenziali nei confronti degli operatori della formazione. Nel mirino della Corte dei Conti è finito anche il piano formativo del 2007. Il sostituto procuratore Gianluca Albo ha già inviato 10 inviti a dedurre. Mercoledì 7 novembre il neo presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta aveva annunciato che la sua proclamazione si sarebbe tenuta venerdì, così poi non è stato. Nel frattempo Raffaele Lombardo, governatore uscente, ha fatto l'analisi del voto in Sicilia e ha rivendicato le scelte della sua amministrazione. Il grande giorno doveva essere oggi, invece Rosario Crocetta dovrà aspettare ancora un po' per essere proclamato ufficialmente presidente della Regione Siciliana. Si parla di venerdì, ma non è ancora sicuro. Il fatto è che in Corte d'Appello la verifica dei voti procede a rilento, per un motivo molto semplice: al personale dei tribunali non viene pagato lo straordinario e così l'attività di controllo elettorale viene svolta durante il normale turno di lavoro. Questo allungamento dei tempi riguarda anche i neodeputati eletti alla Assemblea regionale siciliana. Nel frattempo il governatore uscente Raffaele Lombardo rinnova i suoi auguri a Crocetta e rivendica tutto il suo percorso politico e amministrativo. Abbiamo impresso una svolta alla Sicilia sul piano delle riforme, ha detto Lombardo. Penso a quelle sulla sanità, i rifiuti, la formazione o alla riforma delle ASI con la creazione dell'IRSAP, che ha portato alla scomparsa di 9 carrozzoni costosi e inefficienti, oppure agli IACP che abbiamo commissariato risparmiando i costi dei CDA, o ancora la riduzione degli rifiuti. E sulle elezioni Lombardo non ha dubbi: Crocetta avrebbe vinto grazie al PDL, cioè grazie al mancato accordo elettorale tra moderati e autonomisti. Questi ultimi, secondo Lombardo, devono intestarsi una nuova battaglia dall'autonomia all'autodeterminazione della Sicilia. Lo statuto siciliano è ancora attuale, se ne è parlato nel corso di un convegno che si è svolto a Palazzo dei Normanni. Far conoscere lo Statuto Autonomo Siciliano ai giovani, questo l'obiettivo del convegno che si è svolto oggi alla Sala Gialla di Palazzo dei Normanni dal titolo L'autogoverno della Sicilia, dai modelli storici all'autonomia statuaria.
In occasione del bicentenario della Costituzione siciliana, che fu adottata dal Regno delle Due Sicilie nel 1812 sul modello della Costituzione inglese per difendersi dall'oppressione fiscale dei Borboni, giuristi ed esperti di diritto si sono confrontati sullo stato di salute dell'autonomia regionale siciliana per contestualizzare le possibilità di sviluppo dello statuto autonomo che dal 1946 ad oggi è rimasto pressoché invariato. È importante che i giovani si interessino delle istituzioni della Sicilia, studino il loro statuto, conoscono la Costituzione. Non è un giorno in cui si celebra l'ennesimo pianto greco sulla mancata attuazione dello statuto o si rivendica chissà che cosa. Si ragiona sul fatto che lo statuto nel 1946 era stato visto come uno strumento particolare per promuovere uno sviluppo di un territorio. In esso c'era una specialità che era una prerogativa del popolo, non del palazzo. Oggi quindi questi giovani sono invitati a ripensare l'autonomia proprio in questa chiave. Abbiamo la necessità di rivedere il nostro statuto, di farne uno strumento di promozione economica, sociale per il nostro territorio. 8 novembre Futuro e Libertà potrebbe ottenere un assessorato nella nuova giunta regionale. Intanto si continua a lavorare per trovare l'accordo sui nomi che comporranno il prossimo esecutivo. Escluso dall'assemblea regionale, bocciato dagli elettori, il FLI di Gianfranco Fini potrebbe rientrare dalla finestra nel governo della regione. Dopo aver sostenuto la candidatura di Gianfranco Miccichè, infatti, i fuoriusciti del PDL potrebbero essere ripescati da Rosario Crocetta. Il segretario regionale dei Finiani, Carmelo Briguglio, in questi giorni ha annunciato un ricorso per rivedere l'esito delle elezioni del 28 ottobre. Ma se il neopresidente della regione dovesse decidere di accordare ai Finiani un posto all'esecutivo siciliano, la vicenda potrebbe rientrare. Nel FLI, d'altronde, c'è chi non ha mai digerito il sostegno a Miccichè, come Fabio Granata, che invece ha espresso il proprio apprezzamento per Crocetta. Ecco dunque la strada che potrebbe portare a un assessorato proprio per Granata. Intanto, dopo Franco Battiato al turismo e non più alla cultura, come si era detto in un primo momento, si fanno i primi nomi dei papabili assessori. Lucia Borsellino dovrebbe andare alla sanità, mentre per il bilancio sarebbe in vantaggio Antonello Cracolici. Rimane il nodo delle donne in giunta. Crocetta ha promesso che la metà dei componenti del suo governo sarà di sesso femminile. Oltre a Borsellino potrebbero essere scelte l'ex segretario regionale della CGIL Mariella Maggio e la moglie del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, Mariella Fedele. È sempre giovedì, vertenza Gesip a Palermo, ipotesi rientro dei lavoratori sino a fine dicembre, quando la società partecipata dal comune dovrà cessare ogni attività. Il commissario liquidatore della Gesip Giovanni Labianca ha convocato ieri i sindacati. A quanto pare l'ipotesi emersa sarebbe quella di far rientrare al lavoro gli operai della società partecipata dal comune di Palermo a fine novembre e mantenere i lavoratori in servizio per tutto il mese di dicembre, quando la società partecipata dovrà cessare ogni attività. Per pagare i lavoratori sarebbe al vaglio l'ipotesi di utilizzare i crediti vantati dalla società nei confronti di Palazzo delle Aquile per servizi espletati e non pagati, che ammontano a circa 14 milioni di euro. In discussione anche il pagamento delle ferie e permessi non goduti e festività soppresse. L'intesa potrebbe, in un secondo momento, essere sottoposta al comune socio unico della Gesip durante un incontro in prefettura. Intanto ieri sera a bagare in aula a Sala delle Lapidi e momenti di esasperazione tra gli operai della Gesip durante la seduta del Consiglio Comunale alla presenza degli assessori alla scuola, politiche sociali e bilancio Barbara Evola, Agnese Ciulla e Luciano Abbonato. A scatenare le reazioni di alcuni consiglieri della maggioranza è stato l'intervento del consigliere di Ora Palermo, Fabrizio Ferrara, che ha puntato il dito contro la partenza per il Messico del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, mentre in città la bomba Gesip è esplosa e nessuno è capace di affrontarla. Alcuni lavoratori della società partecipata dal comune di Palermo hanno cominciato a inveire contro l'aula. Dopo una sospensione, la seduta è ripresa a porte chiuse. Venerdì 9 novembre i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato beni per 1,5 milioni di euro ad Andrea D'Arrigo. L'uomo era stato arrestato e poi prosciolto in appello nel corso dell'operazione Cartago del 2009.
I militari del comando provinciale di Palermo assestano un altro colpo alla criminalità organizzata, colpendone ancora una volta il patrimonio. 1,5 milioni di euro, a tanto corrisponde, secondo le prime stime, il patrimonio confiscato da Andrea D'Arrigo, il 72enne pensionato di Borgetto, che già nel 2009 era stato indagato e arrestato nel corso dell'operazione Cartago. Un'operazione questa che aveva permesso allo Stato di smantellare il sodalizio storico di Partinico, considerato uno dei più agguerriti e ricco, visti anche fiorenti rapporti con la mafia d'oltreoceano. Un clan che aveva sparato e che voleva continuare a farlo. D'Arrigo, rinviato in giudizio e condannato a 6 anni per associazione mafiosa, venne poi assolto in appello per non aver commesso il fatto, ma vista la sproporzione tra i redditi dichiarati e le effettive disponibilità economiche e il patrimonio, i beni riconducibili a lui e ai suoi familiari sono stati ritenuti di provenienza illecita dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Da qui la decisione del sequestro su richiesta del procuratore aggiunto Vittorio Teresi. I sigilli sono stati apposti a 10 fabbricati e 7 terreni tra Partinico, Borgetto e Trappeto, 14 conti di deposito e risparmio, 24 rapporti bancari, una ditta individuale con sede a Partinico e una carta di credito. Dopo l'adesione alla strategia Rifiuti Zero 2020 a Territorio Zero, l'amministrazione comunale di Altavilla Milicia ha avviato il progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani porta a porta con un'apposita campagna di sensibilizzazione dei cittadini. Continua l'attività dell'amministrazione comunale di Altavilla Milicia nel campo dell'igiene ambientale, volta a un risparmio delle spese del servizio e un miglioramento dell'ambiente con la riduzione delle discariche abusive all'interno del territorio comunale. A partire dal prossimo 12 novembre sarà attivato il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche. In precedenza si era provveduto a riattrezzare l'isola ecologica comunale sita nell'autoparco nella zona del cimitero con il collocamento di 3 contenitori per il conferimento dei rifiuti ingombranti da parte dei cittadini. Adesso, con l'attivazione del nuovo servizio, i cittadini, oltre a poter continuare a conferire nei cassoni esistenti nell'autoparco, potranno richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti con una semplice prenotazione telefonica ai numeri 091 915 403 e 331 690 6986 dalle ore 9:30 alle ore 12 di tutti i giorni. Il prelievo sarà effettuato a opera degli addetti al servizio nel giorno concordato, mentre i cittadini dovranno collocare gli ingombranti davanti al proprio domicilio nel giorno convenuto dalle ore 9 alle ore 11. Potranno essere conferiti rifiuti elettrici ed elettronici, frigoriferi, lavabiancherie, televisori, monitor, personal computers ed ingombranti come armadi, poltrone, materassi, pezzi di arredo in genere, per un massimo di 4 pezzi per ogni prenotazione. Un volantino a firma del sindaco contenente le istruzioni per usufruire di questo servizio è stato affisso in tutto il territorio comunale. Ovviamente soddisfatto il sindaco Nino Parisi, che sottolinea gli sforzi dell'amministrazione e i risultati conseguiti in questi primi mesi della sua sindacatura nel campo dell'igiene ambientale. Richiedo la massima collaborazione e sensibilità da parte della cittadinanza affinché, tramite una gestione oculata e virtuosa del servizio RSU e in particolare della raccolta differenziata, si possa arrivare a una consistente riduzione dei tributi e a quel decoro ambientale che tutti auspichiamo. Sabato 10 novembre, denunciare il degrado di alcuni monumenti dell'isola e sollecitarne il recupero. Lega Ambiente torna in campo nell'ambito della campagna SOS Heritage. A Palermo gli ambientalisti hanno organizzato un presidio davanti lo stand Florio in via Messina Marine, una bellissima struttura Liberty abbandonata a se stessa. Si trova in via Messina Marine, poco dopo l'ex deposito delle locomotive di Sant'Erasmo, uscendo da Palermo. Si tratta dello stand Florio, edificio costruito dalla famiglia Florio su progetto di Ernesto Basile nel 1905. È uno dei tanti gioielli architettonici della Palermo di inizio secolo, la città che, anche grazie a Florio, fu una delle capitali europee della cultura e dello stile. Per anni fu utilizzato per gare di tiro al piccione, sport acquatici organizzati dalla nobiltà e dalla borghesia palermitana. Poi l'abbandono. Solo negli anni 80 sono stati effettuati alcuni interventi di restauro, ma alla fine la struttura è rimasta lì, con i suoi decori arrabbeggianti e un degrado che rovina sia gli spazi interni sia l'area verde circostante. Lega Ambiente vuole salvarlo dall'incuria, sollecitando le istituzioni affinché venga recuperato e messo a disposizione della collettività. La proprietà è del demanio e, come spesso succede in questi casi, ciò significa che è come se non fosse di nessuno. Un vero peccato. E per questa settimana è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro ancora una buona domenica.